Nel weekend è andata in scena la rivolta delle spine di promozione che hanno sfidato quelle di eccellenza dando spettacolo e ottenendo tutte risultati positivi. Ad aprire le danze il San Tommaso che a Roca si è imposto per 4-2 sulle glanese di Mister Martino. In gol per i padroni di casa gli ex di turno Guardabascio, Calabrese di nuovo Guardabascio e il nuovo acquisto Manco. Per gli ospiti a nulla sono servite le reti del difensore Guardabascio e di Palumbo. Al Romano di Grotta Minarda, il Grotta costringe al pari la Virtus Avellino. Ad aprire i giochi l'autorete di Cervone del Grotta, che subito dopo si fa perdonare pareggiando i conti. La Virtus non ci sta e cerca in tutti i modi il vantaggio, che arriva con Dacerno, che sigla il suo primo gol stagionale con la Virtus in partite ufficiali. Alex San Tommaso, sullo scadere del recupero, risponde Caruso, che riporta il risultato in parità e tappa le ali alla squadra di Mister Criscitiello, che già pregustava la prima vittoria stagionale. Oltre a Declanese, Virtus Avellino e Cervinara anche il solo Frenciampa. La squadra di Ciccio Messina è costretta al pari da un ostico ariano che risponde al gol di Balzano con una rete da Cineteca di Luzzi che lascia di sasso il portiere Conciaro ed il pubblico presente. Un inizio di coppa scoppiettante per il Pine di promozione che fa da prologo ad una stagione che si prospetta di altissimo livello. Non si può dire lo stesso delle compagini di eccellenza che dimostrano di avere ancora qualche ingranaggio arrugginito. Crawling back to you.